tutti. Per mano insieme soldati e spose. Domenica. Domenica. Chiara Donatello. È un fuori onda, ma volevo dire che questa canzone, se qualcuno di voi non lo sa, Zucchero l'ha scritta dedicata alla sua nonna. Molti di voi sanno che io ho sempre un po' raccontato di mia nonna. Per esempio, c'era una mattina, una domenica mattina, era quasi estate, e io stavo facendo colazione, a un certo punto suona il campanello e faccio batì, se devo fare da solo, capite tutti il dialetto. Allora dico, batì, mi so far questo, vabbè, allora cosa fa? È lì, sento che parla, non torna più, io non parlo, non torna più. Allora vado a vedere. Insomma, c'era un signore fuori dal cancello, un pentito, giacca e cravatta, cartellino sotto al braccio, e che tentava di parlare. E la mia nonna invece era lì, intenta in un monologo. Perché il signore mi ha dato solo problemi, mi ha dato solo che da lavorare, quattro fiori tutti matti, mi ha dato tutti a me, perché mi ha detto, chi sei che ti davo questi quattro fiori matti? Vabbè, mi dà la panchina fuori, mezza là. Perché mi ho sempre lavorato tanto e stato posso indovinare non sapere la patente, perché se no con lavori mi mandavo mi mantindrio e invece sono sempre sentato su via carichetta. Insomma, a un certo punto continua a dire perché non so, tu sento cosa siete da voi, diteci un testimone di Geova, te voi che prega il tuo Dio, non prego neanche il mio, te voi che prega il tuo. Insomma, mi posso che da lavorare, non vago mai in cesa, te vuoi che veda la luce? Che luce ho avuto che veda, bambini, che so, orba? Insomma, a un certo punto, sto po' rotoso, prende la parola e dice: signora, mi sono un rappresentante del Folletto. E la donna, con un grande stile, dice: sono andato ieri i sacchetti, sono a posto. Allora, la nonna da 6 mesi non c'è più, ma so che lei è sempre qui, è in quel faccio, è qui questa sera, sicuramente sarebbe orgogliosa di voi. Questo era il periodo in cui arrivavano a casa i fiori e la nonna era felicissima perché dammi qua che gli metto un fiale acqua. Quindi, per tutto quello, come a Zucchero la sua nonna ha insegnato a camminare, a respirare, a vivere, grazie nonna.